Eccoci qua. Allora, amici, mi conoscete? Se non mi conoscete, lo vedete dal nome che c'è scritto sopra. Francesco Pani. Allora, questa è stata la settimana del io ci metto la faccia. Io, a dire il vero, ho iniziato domenica, ho iniziato un pochino prima, leggermente prima di che Italo mettesse il post. Anzitutto, salutiamo il boss. Ciao Italo, un bacio intanto, tanto per iniziare. Sono Francesco Pani, questo ormai lo sapete, e sono quello che ha fatto appunto i video della... Per quanto riguarda la corsa dedicata a Jack, al nostro amico Giacomo. Allora, voi sapete già che mentre io correvo, mentre facevo la DJ10, Lorenza ha fatto un gruppo, no? Un gruppo che inizialmente è stato chiamato Io corro per Jack. Il gruppo esiste sempre, non è che non esiste, anzi, iscrivetevi pure che questo sarà il nostro obiettivo per il 2017. Il fatto è che ho voluto che il nome cambiasse in I Run for Jack, con for col numero 4. Ovviamente c'è un motivo. Chiamiamolo romantico, chiamiamolo storico, chiamiamolo un po' come volete, ma a me piace così, piace, e vi spiego perché. Dovete sapere che ormai Giacomo ve l'ha raccontato, lui ha la sclerosi multipla e il compleanno è datato 3 aprile. Ovviamente il 3 aprile è solo quando è stata fatta una diagnosi ufficiale, no? Quindi quando tutto era già, diciamo così, noto. Però all'inizio non era niente di noto, anzi, tutto era un mistero praticamente, lo possiamo dire tranquillamente, era un mistero. E in qualche modo brancolavamo nel buio, perché... Si faceva tante ipotesi, si faceva ipotesi della SLA, si faceva ipotesi della distrofia muscolare e tra le altre cose anche della sclerosi multipla. Ora, io ricordo ancora quel giorno, era settembre-ottobre circa, quando io e Giacomo eravamo al telefono e per un motivo, insomma, stava facendo una strada a piedi e dopo 700, insomma, come tante volte eravamo al telefono e non riuscivo a camminare. Checco, io non riesco a camminare, non riesco a camminare. Ma come non riesci a camminare? Dicevo. È impossibile, ma cosa stai dicendo? Insomma, da lì, diciamo così, poi sono nati un po' tutti i dubbi e tutte le varie cose. Certo, io e Giacomo ci conosciamo ormai da 10 anni, no? Quindi è un'amicizia di lunga data e abbiamo legato subito perché ci siamo conosciuti in ambiente lavorativo, non in ambiente da quando eravamo piccolini, insomma. In qualche modo siamo venuti in contatto, ecco. Il fatto che la verità è che in quel momento a me, quando sia c'è stata anche la diagnosi, anche se in qualche modo già si sapeva, un po' mi è crollato il mondo addosso, inutile negarlo. Perché non sai cosa fare, perché vedete, tutti noi, quando abbiamo anche un parente o a noi stessi ci capita di sentirsi male, e questa è una cosa che non puoi delegare. Non puoi delegare a nessuno, solo te ti puoi portare avanti, puoi portare il tuo dolore. Il dolore, la malattia e via dicendo, e solo te puoi lottare. E quindi in qualche modo mi sentivo inerme, non sapevo veramente che pesci prendere. Però io sono un amante dello sport, inutile negarlo, nonostante mi sono operato 4 volte alle ginocchia, non una, non due, non tre, ma bensì 4, sono stato investito da una macchina per la cronaca, e sono stato 6 mesi con le stampelle che mi ero rotto una parte dell'anca, diciamo così, più altri infortuni vari, insomma, caviglie, muscoli, tendine, insomma. Ora, non è questo l'oggetto di questo filmato che spero di non fare breve, che sono già quasi 4 minuti. Comunque, il motivo per cui I Run for Jack. Semplicemente che quando, dato che io adoro lo sport, io ho voluto dedicare tutte le gare che facevo al mio amico Giacomo. E niente, cosa è successo? È successo che la prima gara che ho fatto è stata la Spartan Race di Orte, una gara un po' particolare, che erano semplicemente 5-7 km, adesso non mi ricordo nemmeno, però con un po' di ostacoli, ostacoli, 17 ostacoli militari per l'esattezza. Sicuramente del gruppo qualcuno la conosce e sa che non è proprio all'acqua di rose. E questa è stata la prima cosa che ho fatto, tanto che avevamo fatto una maglietta proprio dedicata a Giacomo, con scritto Jack. Quella è stata la prima. 25 giorni dopo c'era un'altra gara e io l'ho voluta fare. L'ho voluta fare e volevo fare proprio una maglietta dedicata a lui, in qualche modo, no? Sta di fatto che le magliette potevano essere personalizzate lì direttamente in loco, dove c'era il village di Radio DJ. E niente. Ero l'ultimo, o meglio, non ero l'ultimo, avevano già chiuso a dire il vero, non si poteva più personalizzare le magliette. Quando io con il cuore in mano sono andato dal ragazzo che le stampava,
gli ho detto il motivo per cui io avrei avuto il piacere di fare quella maglietta. Il ragazzo, senza sentire altre, scusatemi un attimino, e poi dopo, scusate un attimino, senza sentire niente, insomma, praticamente me l'ha fatta, di straforo, diciamo così. E questa cosa mi rese molto felice. E come me la fece? Me la fece proprio con scritto I Run for Jack. Quindi ho questa maglietta, che adesso vi faccio vedere, che è stata proprio la prima in assoluto, che è questa qua, viola, Run Like a DJ, e dietro c'è scritto Checco Run for Jack. Quindi io corro per Jack. Però vedete, la cosa buffa e strana, no? Che, come vi ho detto prima, ognuno di noi il proprio dolore, le sofferenze, no? E se le deve portare dietro da sole. Io, in quella corsa, che comunque sia, non è che mi interessava né tempi né niente, non mi interessava. Interessava correre e dedicare, tanto che anche sul palco, mentre erano in diretta radio, dissi questa cosa al commentatore, che si chiamava Silvio, se non mi ricordo male. E fecero, insomma, lo disse pubblicamente questa cosa mi ha fatto molto piacere. Stessa cosa accadde anche alla Spartan Race, però ovviamente ha una risonanza molto maggiore. Quindi, dicevo, mentre correvo, non passa nemmeno 1,5 km e io mi infortuno al polpaccio, tanto per restare in tema, no? E mi fa, sento tirare come un forsennato, no? E dovevo smettere, cioè la realtà è che io avrei dovuto smettere, punto. Però mentre ero lì che correvo facevo, no, cazzo, scusate il francesismo. Hai C'è detto qualche no. d'un altro che non, insomma, sta portando avanti qualche cosa di molto più grosso, avrà una battaglia che durerà anni, pesi che saranno difficili, e io mi devo fermare per un semplice dolore al polpaccio. E infatti sono arrivato in fondo, anche in quell'occasione migliorai il mio tempo sui 10 km, e la conseguenza fu ovvia, sono stato 2 mesi e mezzo fermo, immobile praticamente, perché mi feci del male fisico. Quest'anno in qualche modo è successo uguale. E insomma, prima a dicembre mi sono fortunato alla caviglia e insomma non avrei dovuto fare questa gara, e anche stavolta l'ho fatta con il dolore, ho portato dietro questa sofferenza e sono arrivato in fondo, migliorando ennesimamente un'altra volta il tempo sui 10 km, che non è importante, ripeto, il tempo non vuol dire assolutamente niente e non mi interessa nemmeno. Quello che voglio dire, penso che sia chiaro, no? Che tutti noi possiamo fare qualche cosa di più in generale. Tutti noi abbiamo dei problemi, delle sofferenze, qualsiasi cosa. L'importante è non stare fermi, ragazzi, l'importante è non stare fermi. No. Ogni volta che parlo al video non è semplice, ve lo dico, perché so benissimo che poi verrà visto in un gruppo di 9.000 persone. Cavolo, siamo cresciuti così tanto, siamo 9.000, vi rendete conto? Ora, 9.000 non lo guarderanno tutti, ovviamente, però una buona parte sì. E questo qui ovviamente è anche il video che pubblicherò poi di pari passo anche nel gruppo I Run for Jack. Quindi, un altro mio obiettivo, ho iniziato da solo questa gara, ok? Cioè io e Giacomo, più un altro nostro amico che non fa parte del gruppo. Ero da solo poco prima di iniziare la seconda DJ 10. E mentre correvo non ero più da solo, perché il giorno prima avevamo fatto un video, io e Giacomo, e in questo video ho sentito veramente una spinta forte che mi ha fatto arrivare in fondo, fino alla fine, bene, perché alla fine ci sono arrivato. E l'obiettivo del prossimo anno, a questo punto, è di non essere solo fisicamente. Il primo anno ero da solo fisicamente, il secondo anno ero da solo fisicamente, ma sentivo la spinta di una marea di persone. Il terzo anno, 2017, Firenze, non so quando sarà, ma penso maggio, mi piacerebbe tantissimo che a correre con me questa sfida ci sia anche qualcun altro fisicamente. E magari, chissà, magari portiamo anche qualcun altro insieme a noi, anche se teoricamente non potrebbe correre, magari ci attrezziamo. E
Tanto sta sgranocchiando lui, avete capito? Lui va, io parlo e lui mangia intanto nel frattempo. E ogni tanto, eh sì, adesso la pizza ci chiama, ragazzi. E quindi un abbraccione grosso, grosso, grosso. Io ci metto la faccia. Anch'io. Lui ci mette la faccia. Noi ci mettiamo la faccia più che puoi. Sempre. Ciao. Ciao.